L'Orlando innamorato. Carlo Magno era il re con più terre di tutti. Al castello di Carlo Magno, Angelica disse: chi sconfiggerà Argalia sarà mio sposo. Argalia sfida Astolfo, Panciuto e Ricciuto, ma alla fine scappa via, trascinato da Angelica. Mago Merlino rese magico quel ruscello. Angelica si innamorò e Ranaldo si disinnamorò. Angelica si innamorò di Ranaldo, cugino di Orlando. Orlando, mentre alla ricerca della Sfinge, trova Zambardo e lo taglia in mille pezzetti. Zambardo e Orlando. Zambardo, sei finito. Orlando arriva a un ponte dove incontra Dragotina con il suo calice magico. Pozione magica di Dragotina. Orlando beve dal calice, ma il calice ha una pozione magica fatta da Dragotina. Orlando dimentica tutto, dimentica il suo re Carlo Magno e la sua bella Angelica. Intanto Gradasso arriva con le giraffe per sconfiggere Carlo Magno. Tutti i cavalieri si spaventano, tranne Ranaldo, che combatte con coraggio. Angelica intanto ruba il libro a Mago Malagise. Angelica, restituiscimi il mio libro! Angelica nasconde il libro in fondo al lago. Ti restituisco il libro solo se porti Ranaldo da me. Ranaldo arriva a un castello rosso con una brutta vecchietta. Sarai cibo per draghi. Ranaldo, cavaliere imbattibile. Ranaldo senza pietà sconfigge il drago con la testa da serpente e arriva a una grotta. Sconfigge il grifone e prosegue il suo cammino. Incontra Fiordalisa che gli chiede di andare a salvare il suo amato Bradimarte, che è prigioniero insieme a Orlando da Dragotina. Angelica, col suo anello magico, libera Orlando, prigioniero nei giardini di Dragotina. Orlando va dal Braca a sfidare Agricane e combattono come due leoni. Orlando gli taglia il pancione. Comincia il duello fra Ranaldo e Orlando. Tutte le volte che Orlando sta per colpire Ranaldo, il cavallo Baiardo glielo impedisce perché riconosce il suo padrone. Orlando si fa riportare il suo brigliadoro da Bradimarte. E così cominciò il duello. Non fu mai vista battaglia così feroce. Le loro spade facevano faville. Ranaldo fa uscir sangue dalla bocca di Orlando e Orlando spezza in due lo scudo di Ranaldo. Quando Orlando sta per vincere, Angelica gli chiede di fare una missione per lei. Orlando abbandona la battaglia per esaudire i desideri di Angelica. Vai per me nel regno di Orgagna. Nel regno di Orgagna abita Fata Morgana. Orlando le rubò la chiave
e liberò tutti i prigionieri. Mentre Angelica va in Francia con Orlando, fu così che al fiume tutto ricominciò. Angelica si disinnamorò e Ranaldo si innamorò. Pozioni a distanza fanno sognare tutti i bimbi della prima A. Storie antiche che fanno rumore tra la tecnologia dei nostri giorni. Carlo Magno ci ha protetto nel suo castello in questi giorni, dove la parola d'ordine era «Io resto a casa». Io resto a casa a sconfiggere il coronavirus con le magie fatate dei maghi e dei cavalieri dell'Orlando innamorato. Ringrazio la maestra Anto che ci ha guidato nella creazione delle immagini di questa incredibile storia. Creato con lavori di disegni, testi, creazioni artistiche dei bimbi della prima A della Laura Bassi.